Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. 246esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Bilancio operativo del 2019 e dell'emergenza da Covid-19. In occasione della ricorrenza del 246esimo anniversario della sua fondazione, la Guardia di Finanza ha stilato un bilancio operativo del 2019 nel quale rende noto che ha eseguito in totale 1.084.537 interventi operativi e 51.130 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale, in particolare per la lotta all'evasione, all'elusione, alle frodi fiscali a carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio nazionale su cui si sta concentrando l'attenzione del corpo per contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali. 6.841 i reati fiscali scoperti. Denunciati 14.540 responsabili, di cui 389 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre 1 miliardo di euro. Sono 1.627 i casi di evasione fiscale internazionale rilevati, riconducibili principalmente a stabili organizzazioni occulte, estero vestizioni della residenza fiscale e illecita detenzione di capitali all'estero. Sono invece 9.020 gli evasori totali individuati. Sequestrati, inoltre, 11 milioni di kg i prodotti energetici e 201.699 kg di sigarette di contrabbando. Nel settore del gioco illegale, sono state riscontrate oltre 1.883 violazioni e concluse 157 indagini di polizia giudiziaria. Per ulteriori dati sulla strategia perseguita nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, sul controllo sulla spesa previdenziale e sanitaria, sul contrasto di ogni forma di infiltrazione e degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità organizzata ed economico-finanziaria, sul controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti via mare, sulle operazioni di soccorso e il concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, per finire, sul bilancio operativo nello stato di emergenza da Covid-19. Vi rimandiamo all'articolo sul nostro quotidiano online vivicentro.it. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.